dopo ore di ricerche, e basta su Google, sono riuscita a organizzare il miglior giro dei Bacari esistente ed ora andrò a collaudarlo. Prima cosa da fare è raggiungere Venezia. Il primo bacaro sulla lista è il bacaretto d'Alele. Quindi non faremo come tutti i turisti che vanno a sinistra, ma andremo a destra. Stiamo attraversando il ponte di Calatrava. Oltre a essere un ponte che si muove se c'è troppo vento, è anche un ponte in cui si scivola se è troppo bagnato. Eccoci qua. Prima tappa, bacaretto d'Alele. Quello famoso per gli studenti perché costa poco. Prego, prego. Ciao. Ditemi. Eccoci qua. Due birre, spritz e panino con la pancetta. Questo può essere considerato cicchetto. Il vero spritz veneziano è col sale. Poi se non riesci a finire il cicchetto ci sono sempre i piccioni che ti aiutano. Non toccare la mia birra. Perfetto. Bacaretto d'Alele fatto. Il prossimo è l'osteria ai pugni. Ovviamente per trovare i bacari il modo migliore è Google Maps, che seguiremo per le vie di Venezia. Ci sono un sacco di maschere da comprare, molto belle. Ok, ci troviamo dinanzi all'osteria ai pugni. Se possiamo metterci là è top. Allora, qui abbiamo due birre, uno spritz Aperol e un fiore di zucca con l'acciuga. Fiore di zucca. Allora, non male, no? Assaggiamo un fiore di zucca. Sta male, buttare le olive nel canale. Dai da mangiare i topi. Hai visto? Non penso ci siano acciughe dentro, ma è molto buono. Qua abbiamo la birra, 3 euro. Super onesta, vista la dimensione. Molto buono. Tutto il tour sarà accompagnato da volatili. Almeno questo è più carino. Carina anche la location. Perfetto. Osteria ai pugni, fatta. E continuiamo con l'enoteca Schiavi. Claustrofobico. Ok, abbiamo sbagliato strada, ma almeno abbiamo una bella vista. Nessun rimpianto. Ok, cantine del vino già Schiavi, che chiamano semplicemente Enoteca Schiavi. Come potete vedere è bellissima. Yuhu. Tutto molto bello, tutto molto buono. Qua, pronti a 3 cicchietti, venite avanti. Bellissimo. Ok, fino adesso questo è il migliore. Guardate i cicchetti con le barche che passano. Cinque le mani quando è plastica. Eh sì? Piazza Verde insegna. Normalmente. Non è male. E è il peggiore. La vita è troppo. Dopo. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Bisogna sempre essere gentili, regola numero uno. Il prossimo è bacaro da fiore. Vie buie e strette dopo aver bevuto il mio sogno. Wow, ma è beautiful. Bacaro da fiore, è chiuso al momento, riapre alle 18. È ora di cambiare. Andiamo all'enoteca al volto. Oh no. Ok, proviamo con la prossima. Wow, diciamo che va bene così. Quindi, bacaro da fiore apre alle 6. Enoteca al volto, chiuso il mercoledì. Bar all'arco, chiuso il mercoledì. Cantina da spade, chiuso il mercoledì. Andiamo a cantina Domori. Perfetto, ci troviamo dinanzi alla cantina Domori, appena sotto il ponte di Rialto. Per me un bianco, tre bianchi della casa. E poi 3 cicchetti volevamo anche. C'è anche per fuori, eh. Allora, ormai è buio, per cui accontentiamoci. 3 cicchetti da provare. Abbiamo uovo con l'acciuga. È buono. Oh, sì. Secco, buono. E qua abbiamo un buon polpetto. In realtà è un polpo. Mi piacciono i cicchetti. Ok. Prossimo. Dai Zemei, che in gergo vuol dire dai gemelli. Eccola, osteria dai Zemei. Perfetto. Non so neanche io cosa prendere. Qua abbiamo una polpetta. Grazie mille. Buone anche le polpette. Ora, per arrivare al Cadoro alla vedova, non ci resta che andare sempre dritti per qualche minuto. Purtroppo il nostro tempo sta per scadere, nel senso che abbiamo l'ultimo treno tra un'ora, per cui stiamo per fare l'ultimo bacaro. Ok, siamo arrivati alla vedova, però sa molto da ristorante. Una di baccalà? Sì. Semplicemente
Sono in bagno e ve lo dico in sincerità, me ne mancano ancora un paio. Però non posso farli perché appunto è finito il mio tempo. Però direi che quelli che ho fatto sono belli. Ok, ne facciamo un altro giusto perché è vicino alla stazione e poi ce ne andiamo. Però ma stiamo prendendo vie un po' losche. Ok, siamo al Bacaro Quebrado. Niente, perdiamo il treno, dobbiamo andarcene senza provare le prelibatezze di questo posto. Qua purtroppo riusciamo a bere basta. Quindi salutiamo Venezia. Con un'ombra e senza niente da mangiare. Non importa, abbiamo mangiato tutto il giorno. Quindi grazie a tutti per aver guardato. Ora corro in stazione e ci rivediamo nel prossimo video. Grazie a tutti, ciao!